Buongiorno, benvenuti tutti voi alla rassegna stampa oggi, che è un po' più complicata perché alle 11 il Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, è salita al Quirinale. È l'eterogenesi dei fini e anche il paradosso di queste liturgie italiane. Il motivo è molto semplice, perché i partiti non si sono messi d'accordo. Oggi tutti i giornali davano per scontato che la Casellati sarebbe salita al Quirinale. Ma chi è la Casellati, oltre a un grande avvocato, una persona per bene, una signora? Tutto quello che avete già sentito su queste zuppette nelle ultime settimane. La Casellati però rappresenta un partito, Forza Italia, che ha perso le elezioni. È inutile che ci prendiamo in giro. E Forza Italia è il secondo partito della coalizione di centrodestra e grazie a un accordo nel centrodestra è stata la candidata unitaria del centrodestra, appunto, al Senato, votata anche dal Movimento 5 Stelle. Perché vi racconto questa storia? Non certo perché io ce l'abbia, come voi potete immaginare, con il movimento di Silvio Berlusconi, né men che mai con una signora come la Casellati, ma perché se l'incarico esplorativo fosse stato dato a Fico, che è uno dei partiti del Presidente della Camera che ha vinto le elezioni, avrebbe creato un po' un pasticcio all'interno del movimento di Maio. Se invece è andato a una rappresentante di Forza Italia, ovviamente si tratta di un gioco delle parti, per cui ovviamente non sarà di Forza Italia il candidato alla presidenza del Consiglio, ma può essere bene un esploratore. È qui o meno quello che scrivono tutti i giornali oggi, anche se i giornali sottolineano come Salvini abbia messo in evidenza come ci potrebbe essere un terzo uomo. Immagino che non sia un terzo uomo rispetto a Salvini e a Di Maio, cioè terzo rispetto a loro due perché già c'era Giorgetti, ma un terzo uomo che possa riavvicinare il dialogo tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, che oggi, secondo quanto scrivono i giornali, è a un lato, diciamo, basso della marea, perché Martina ha fatto un'apertura al Movimento 5 Stelle su tre punti. L'importanza e il termometro nel capire e quanto sia importante l'apertura del Movimento 5 Stelle la possiamo fare leggendo il Fatto Quotidiano, che è il house organ del Movimento 5 Stelle. Il suo strillone è Marco Travaglio, che oggi dice: finalmente si è reso conto il PD rinsavito. E dice: il Movimento 5 Stelle è la forza politica più vicina agli ideali e ai valori del 5 Stelle, del PD. Andiamo bene. Io sono in questo abbastanza d'accordo con Travaglio, e quindi oggi nel pendolo delle possibilità abbiamo, pensate un po' voi, Casellati, esponente del movimento di Berlusconi, che è secondo all'interno della coalizione di centrodestra, che ha un mandato, un preincarico, un mandato esplorativo, queste cose all'italiana, e dall'altra parte abbiamo, ovviamente le due cose si tengono insieme, il PD che dall'opposizione all'Aventino a mai con il Movimento 5 Stelle adesso su tre pilastri potrebbe andare d'accordo con il movimento di Maio. Dopo 44 giorni il freezer si scioglie, titolo del Fatto. Ma la cosa più divertente è quali sarebbero i tre punti che sono in discussione del PD, e dice: su questi punti noi ci stiamo. Ve li posso leggere i tre punti del PD, perché veramente cercate di rimanere collegati alla zuppa e non correre a casa, ridere o non chiudetevi nel cesso mettendovi le mani come tipo Magda. Dice: reddito di inclusione, che già c'è, reddito di inclusione, salario minimo legale, un'altra stronzata che già c'è nei contratti che stanno studiando in Confindustria, assegno universale per le famiglie. Allora, i problemi dell'Italia li risolviamo, secondo il PD, attraverso questi tre cagate assistenzialiste che, per la verità, già in parte un po' ci sono. Il reddito di inclusione l'ha proprio messo Renzi insieme alle manovre, diciamo, di stimolo dell'impresa. Questo è il progresso del Partito Democratico, che difatti finalmente dice, come si chiama, Travaglio, è diventato un partito di sinistra, e proprio quella sinistra che ha incasinato assistenzialmente il paese. Fantastico! Svolta del PD vicino al Movimento 5 Stelle. Io vi dico, questo è una soluzione, cioè che il PD si 5 stellizzi o 5 stelle si PD. Finalmente abbiamo una bella sinistra, sai quello che è, e la smettiamo di pensare che Lega, Nord, Centro-Sud, Produttivo, insomma, le persone che hanno un atteggiamento nei confronti dell'economia, delle libertà, moderato, beh, finalmente si riconosceranno, non più in questa grande confusione in cui non si riesce a capire con chi stanno. Questi sono la sinistra, chiaro?
governate e fate un bel casino in questo paese, anzi non me lo auguro ovviamente per tutti quanti noi. Ma sul Movimento 5 Stelle oggi il pezzo straordinario lo fa Mattia Feltri, ve lo segnalo perché è un pezzo che bisogna leggere, perché è un pezzo fattuale sulla questione del cambio del programma che ha scovato ieri il Foglio di Claudio Cerasa. Oggi i giornali ne parlano, il Corriere, gli altri, però un po' più di, cioè con un po' di, come possiamo dire, di sussiego, o anche un po' di quella idea che siccome questi sono i vincitori non gli rompiamo troppo le palle, oppure comunque lo scoop di un concorrente, un piccolo concorrente che però fa male, quindi lo trattano come en passant. Ma non è così en passant l'idea di dire che, ad esempio, nei confronti la NATO, secondo il primo programma del Movimento 5 Stelle, era il primo responsabile del caos odierno. La NATO, prima responsabile del caos odierno, secondo il Movimento 5 Stelle, ora che devono governare, quella parte lì non c'è più. È un caso? Beh, no, dai, su, non ci prendiamo in giro. Se tu prendi un programma dicendo che la NATO è il male assoluto, poi dopo non posso non trovarmelo nel programma, perché sennò capisco che non si può governare con gli americani. Vero? Banale. Ma è soltanto il programma. Beh, Mattia Feltri, da cui ero partito, io vi leggo alcune cose. Va bene, un solo esempio sulla NATO. Prima, disimpegno di tutte le missioni militari della NATO. Dopo, aprire un tavolo di controllo, di confronto in seno alla NATO. Però è arrivata la smentita, ma che non abbiamo cambiato nulla. Ci perdonano gli amici del Foglio, ma teniamo a dare credito ai 5 Stelle. È la storia che parla per loro, una storia di granitica coerenza, dice Mattia Feltri. Ve ne offriamo un saggio, Di Battista 1. Di Battista 1, io sono per lo Ius Soli e più italiano il figlio di immigrati nati in Italia piuttosto che un argentino nipote di italiani che l'Italia non l'ha mai vista. Di Battista 2, sullo Ius Soli bisogna pensarci bene. Insomma, ha cambiato idea. Di Maio 1, vogliamo portare uno tsunami nella UE. Di Maio 2, la UE è la casa naturale del movimento. Può essere lo strumento per risolvere la crisi. Fantastico. Roberta Lombardi 1. Fuori gli indagati dallo Stato. Roberta Lombardi 2. Virginia Raggi indagata. Abbiamo sempre detto che nel caso di un avviso di garanzia bisogna valutare. E ha cambiato idea. Blog 1. L'Italia non ha una legislazione per le unioni di fatto. È una vergogna. Non c'è nulla di male a essere gay. Fa invece schifo negare diritti per un pugno di voti. Blog 2. La sensibilità sono varie. Sulle unioni di fatto lasciamo libertà di coscienza. Cambio l'idea. E ancora Grillo 1. Uscire dall'euro il prima possibile. Grillo 2. Non ho mai detto di uscire dall'euro. Ah, questi giornalisti, commenta Mattia Feltri. Insomma, pezzo straordinario oggi che vi ho letto integralmente. Piroso oggi se la prende con Crozza sulla prima pagina della Verità per un motivo molto semplice. Dice la satira contro il calciatore Benatia della Juventus. Insomma, va bene, va tutto bene, ma la satira ha un dovere, quello di far ridere. Se non fa ridere, non è satira, è soltanto volgarità. Devo dire che Piroso è molto lineare in questo suo ragionamento. Intervista a Scafarto, che era il carabiniere, il capitiere dei Noe, che dice: oddio, mi sento maltrattato dai PM che continuano a insistere sul fatto che io volessi incastrare Renzi, il papà di Renzi, nella famosa inchiesta Consip. Io non ho fatto errori materiali per motivi politici, ma lei capisce, in 17 giorni ho dovuto fare un verbale che ci avrebbe messo 30 giorni. L'intervista non è granché, nel senso che non ci sono molte informazioni, però c'è un sapore di fondo e per questo è stato lodevole pubblicarla sul Foglio. Il sapore di fondo, sapete qual è? Il sapore di fondo che è quel carabiniere, quel servitore dello Stato che ha inguaiato tantissime persone, me compreso, considerandoci tutti dei criminali senza una prova, quando si becca su di sé le indagini, piagnucola come una fanciullina che non sa dove si trova. Stanno usando, ma secondo me non è così, assolutamente non è così, soltanto un decimo dei metodi che Scafarto e Woodcock usava contro di noi, lo stanno, un decimo, il 10% di quei metodi oggi forse sono usati nei confronti di questa verginella che piange per come viene trattato dai PM romani che non fanno altro che fare il loro mestiere.
molto meno volgarmente, minacciosamente, irritualmente di come hanno fatto loro. Chiaro? Bene, vi do appuntamento questa sera con Matrix, parleremo ovviamente delle questioni politiche e anche degli insulti con Vittorio Sgarbi, ci sarà da ridere. Condividete questa zuppa se vi piace, nicolaporro.it, il sito dove potete vedere tutte le informazioni che ci riguardano in questa giornata in cui la politica cambia velocemente. Ciao!